Noi vi abbiamo eletto ogni 5 anni perché i cittadini vengono ascoltati, soprattutto perché parlate tanto in televisione delle periferie. Quindi questa è una periferia che voi vi interessa solo quando ci sono le votazioni. Dovete smetterla! Dovete smetterla! È sull'orlo della rivolta la popolazione di Villaggio Laguna, dopo che il collegamento diretto dei bus con la stazione ferroviaria è scomparso nella riorganizzazione delle linee di ACTV. La stragrande maggioranza dei residenti nel quartiere è in età avanzata, molti hanno problemi di disabilità. Il non poter raggiungere comodamente né l'ospedale né la ferrovia li fa sentire come dei prigionieri. I servizi sono diminuiti, compreso quello dell'autobus, che per noi è una cosa importantissima. Perché a piedi a Mestre non ci andiamo neanche a Venezia e non possiamo più andare neanche in bicicletta perché la salute non ce lo permette. A sostegno della protesta dei residenti si schierano alcuni esponenti. La richiesta è di avere un collegamento diretto per l'ospedale all'Angelo e anche di ripristinare la linea 9 fino alla stazione ferroviaria di Mestre. Ma la penuria dei collegamenti non è l'unico problema di un rione sempre più immerso nel degrado, dove le manutenzioni non vengono svolte da anni e anche una passeggiata nel parco può diventare un pericolo mortale. Ci sono tante buche e la signora e anche io quando cammino cerco di evitarle. Sennò se vado in buca, inciampo e cado per terra e mi faccio una frattura, magari al braccio già malato, al braccio buono o alle gambe. Non chiediamo certo molto, lamentano i residenti, solo di essere trattati come tutti gli altri veneziani. Un sindaco o un assessore che hanno più potenza di me potrebbero darci una mano, visto che oggi sono in assemblea per il discorso delle periferie. Questa è una periferia che se io non sto dietro agli anziani sarebbe ancora di più degradata. Quindi vi voglio dire, vi dovreste vergognare.